progetto Maracanda si è sviluppato nel corso di 3 anni e è andato a toccare una cosa importantissima nelle città, che è la trasformazione dei mercati. Perché i mercati sono cambiati profondamente, perché è cambiato il modo di consumo e cambiare i mercati per essere ancora una risorsa e non diventare un problema. E in questo scambio l'esperienza del Comune di Firenze è un'esperienza molto vivace. Noi abbiamo dei mercati ancora molto vivi, però dove già c'è stato bisogno di grandi trasformazioni. Qui sono diventati anche luogo, forse tornati a essere, luogo dove si pranza o addirittura si cena, dove si possono fare conferenze, dove si valorizza per esempio la qualità del prodotto e quel rapporto che è rimasto tra il venditore e l'acquirente, perciò tra i commercianti e gli utenti, che è ancora quel rapporto vivace, il rapporto vero, quel rapporto dove si recupera la dimensione della fiducia anche nella vendita del prodotto, che è una dimensione molto importante. Noi pensiamo che il progetto Maracanda sia un progetto che è andato a toccare degli aspetti del governo delle città che funzionano. Sappiamo, ci sono progetti che funzionano più o meno bene. Questo ha funzionato molto bene. Stiamo investendo sugli spazi, stiamo ad esempio inserendo una cosa che non era mai stata fatta, ma che grazie a Maracanda è stato possibile fare, cioè l'idea di investire sull'identità dei mercati in quanto tali, perciò investire sul marketing dei mercati, cioè far capire che non è un casuale incontro di offerta commerciale, ma il mercato ha una sua identità, perciò è un pezzo di città importante e che si deve perciò promuovere. Perciò strutture, modificazione degli aspetti della gestione di questi mercati, recupero dell'identità anche in senso promozionale, il mercato che prima di tutto si apprezza, perciò si promuove e si fa promotore di se stesso verso i cittadini. Come è nato Maracanda? Maracanda non nasce dal niente, è un progetto che viene dall'esperienza di altri progetti europei, sia sul Mediterraneo, nell'area mediterranea che nell'area centroeuropea, perché questo tema dei mercati storici e dei prodotti, diciamo, che tramite i mercati storici continuano a far parte della tradizione agroalimentare dei diversi territori, delle diverse città, è molto presente nella programmazione comunitaria, è molto presente soprattutto quando si comincia a parlare di restauro urbano. Ecco, Maracanda viene da alcuni di questi progetti, ma ha una caratteristica particolare che si identifica col suo nome, che viene da un insieme, diciamo così, di un nome arabo e di un nome mediterraneo. E identifica questa volontà di connettere la tradizione mercantile araba, il souk, il mercato che in qualche modo contamina la città, si estende al suo interno, occupa le case, con il mercato strutturato che è emerso dal riordino urbano del 700 all'800 in Europa e che per noi è il mercato storico, come il mercato di San Lorenzo a Firenze, la Boccheria a Barcellona e le Halles a Parigi, fin quanto ci sono state, cioè quei mercati che un tempo svolgevano un ruolo di redistribuzione di merce all'interno del centro storico e oggi invece svolgono un ruolo di essere luoghi sociali di in particolare consumo alimentare di qualità e tradizionale. Il progetto Maracanda è sicuramente uno dei progetti più interessanti nel panorama dei progetti che sono stati finanziati dal programma ENPI. Ha avuto il grande merito di portare all'attenzione il significato culturale dei mercati storici. Questo chiaramente è un tema che lega molto la sponda nord e la sponda sud del Mediterraneo. In questo il progetto in questi anni ha lavorato in maniera molto importante, cercando di superare anche le difficoltà che sono dovute alle crisi geopolitiche che ci sono state in Egitto, in Tunisia, in Libano e negli altri paesi. E nonostante queste difficoltà è riuscito a portare a casa importanti risultati, come ad esempio quello di creare reti anche permanenti tra questi mercati. Se il nostro ruolo come segretariato tecnico e come autorità gestione è quello di supportare il capofila beneficiario nell'attività anche quotidiana, quindi il programma anche attraverso dei national contact point, quindi dei referenti per ogni paese, ha cercato di facilitare in questo periodo
alcune criticità dovute a questioni anche banalmente burocratico-amministrative, ma anche a cambi al vertice. Molte di queste istituzioni hanno chiaramente avuto un turnover importante, e in tutto questo l'autorità di gestione e il segretario tecnico sono sempre stati al fianco del capofila. Mercato oggi, l'apprezzato attuale. Non si può pensare ad un mercato che rimetta al centro l'artigiano e poi opera con i problemi dell'artigiano. Dobbiamo dire la verità, il mondo evolve, le cose crescono, per cui è evidente che noi dobbiamo immaginare un mercato attualizzato. Come si può immaginare oggi il commercio privo di comunicazione? E se lo devi attualizzare, devi fare comunicazione, soprattutto perché il mercato, il luogo di intreccio di mille esperienze culturali, di mille esperienze sensoriali, non può essere una comunicazione banale. La comunicazione per noi è parte stessa del mercato. Genova ha partecipato al progetto Maracanda per i suoi mercati storici. È un momento particolarmente complesso per i mercati rionali di Genova, che sono strutturati secondo una tradizionale suddivisione, cioè il mercato merci varie dei generi non alimentari viene svolto sui tradizionali mercati rionali, che hanno una cadenza o settimanale o bisettimanale, mentre i generi alimentari prevalentemente sono venduti nei mercati coperti. Da un punto di aggregazione importante all'interno dei quartieri, stiamo sperimentando la possibilità sia di inserire nei banchi delle attività di servizi, sia di provare a inserire delle attività di ristorazione, in modo tale che il consumatore abbia la possibilità di assaggiare il prodotto sul posto e anche di portarsi a casa un prelavorato che indubbiamente risponde molto di più a quelle che sono le moderne esigenze del consumatore. In questo momento a Genova ci sono due mercati che stanno tentando questa sperimentazione. Il Carmine, che si trova in un quartiere storico di Genova, quello dove si è sviluppata tutta l'attività di Don Gallo. Orientale, che viceversa è un mercato storico ancora molto attivo per quanto riguarda la vendita dei generi alimentari, che si trova proprio nella parte centrale di Genova, dove oltre alle abitazioni sono presenti numerosissime attività di servizi e quindi molti uffici, abbastanza embrionali, però ritengo che siano delle esperienze proprio importanti per riportare le persone al mercato e per la vivibilità dei quartieri. Dunque, il nostro coinvolgimento all'interno del progetto Maracanda, essendo un partner di ricerca, è stato quello di partire dalla conoscenza dal basso, quindi dalle esperienze all'interno della partnership e anche esterne alla partnership, quindi a livello europeo, a livello internazionale, di raccogliere quelle che sono le azioni più interessanti svolte all'interno dell'organizzazione dei mercati e quindi selezionare all'interno di queste quelle che potevano essere disseminate come condivisione di una conoscenza comune all'interno appunto della partnership, ma in ambito mediterraneo. Quindi partendo da un lavoro delle best practices che è stato fatto da altri partner, selezionare queste best practices che comunque erano assolutamente rilevanti, potevano essere sicuramente di valore aggiunto, ma non sempre applicabili nell'ambito mediterraneo. Quindi abbiamo estratto alcune di queste best practices e in qualche modo poste a quel livello che poteva essere applicabile a tutti i partner mediterranei. Quindi abbiamo redatto questa serie di linee guide che possono essere poi come una sorta di indirizzo di coordinamento per gli sviluppi futuri. The Regional Union of Eastern Macedonia and Thrace is a partner of Maracanda project, because there is the flea market, also there is the municipal market. The municipal market operates in a historical building, very so beautiful. And with Maracanda project we had the opportunity to work together with famous towns with great experience, and after 2 years work I think everything has changed for us.
have established new links between the municipal market and the local festivals, also new links between municipal market and the restaurant and the hotels with recipes we have published. Next period, maybe also after the finish of Maracanda project, is to how to implement the action plan. And this is, I think, the new story we start to write with stakeholders. The case of Sukut Tayyip and Maracanda and other markets of the Mediterranean was very interesting because I come from a country of diversity, of differences, and this difference can lead to conflicts, like it was often the case in Lebanon, or we can see this difference as a diversity where it brings, you know, more richness to a culture. So being alone in Sukut Tayyip was like, you know, being a little bit lonely. But when we gather all through a network of different markets and we see the difference in other markets and we learn from the difference of other markets how we can do better ourselves, this was the most interesting part of Maracanda. So this cross-border cooperation is very important for the two shores of Mediterranean, north and south. So within Egyptian markets, when we control these markets, we have a benefit with economic impact. For European side, it is an benefit impact also for healthy produce healthy food for European people. It was for us a very good standard of understanding how the people in Mediterranean cities act nowadays, so that we convert the municipal markets into another uses that people of the inhabitants of the cities, and especially in our island Limassol, they want the market not to be only a place of selling goods, but to be a cultural center, because everything changes. Selling of goods and services, you can find them anywhere, everywhere, and even through internet. But the culture center is so beneficial for the inhabitants of the city of Limassol, and we as politicians do our best to get ideas from Barcelona, Florence, and all the other cities that have exchanged views with us. So, how can we transform the traditional markets into something attractive for the 21st century communities? This is really the challenge. So, I think there is first an idea that should be behind everything. This idea is that markets are a public service. They must be a responsibility from the public services, usually from the city councils, but also from the traders that must also adopt this wider view, not only on their own businesses, but also a wider view in which they can realize that with a wider idea they can get also more profit from their businesses. Maracanda has been a great tool for all the cities involved on this partnership, because we have learned lots of things one from the other. Barcelona has a model, but we can improve many things learning from the others. And looking at how the adaptations are different in each city, makes sense to understand what we are doing wrong and what we can improve.